specchio di sapienza, un applauso di così di scaldamento. Circondati, bagno di folla e di sapienza. Oggi è una giornata speciale, una giornata nella quale la nostra università si apre alla città in maniera molto, molto decisa. Questo fa parte dell'idea che l'università e la città sono un'unica cosa. Siamo molto contenti della risposta che questo Shine, la notte di ricercatori in Toscana, sta avendo qui da noi. Ci siamo impegnati molto per promuovere moltissime iniziative. Grazie alla collaborazione col Comune, TLS e molte altre istituzioni siamo riusciti a definire un programma molto articolato. Credo che sia un bel esempio di quello che è la ricerca, di quelli che sono gli esiti della ricerca, e anche, consentitemi, far comprendere che fare ricercatore, dedicarsi alla ricerca, è qualcosa di cui vale la pena impegnarsi, perché certamente la conoscenza e la competenza sono gli ingredienti per il futuro. Normalmente sta tutto il giorno sotto corteccio, sotto te la bizzia, sì. Io ho fatto un po' il giro delle diverse installazioni dell'Università di Siena. In ognuna di esse ho trovato molte persone ad ascoltare i nostri ricercatori che raccontavano i loro progetti di ricerca, le loro aspirazioni, e lo raccontavano con l'entusiasmo di chi fa ricerca soprattutto per passione. Questo è un momento in cui in Italia, ancor più che altrove, è necessario far capire alla gente quanto è importante la ricerca, quanto è importante la ricerca per lo sviluppo della nostra società. Non possiamo che convincere i cittadini prima ancora di convincere i nostri governanti. Davanti a Palazzo Comunale, che stasera ospiterà tante iniziative riguardo alla notte dei ricercatori. Siamo molto orgogliosi di questa manifestazione, soprattutto di essere stati a fianco dell'università nell'organizzazione. Una città in festa, una notte bianca della città, del Comune di Siena e dell'università, una prima occasione che ci auguriamo possa essere ripetuta in futuro con la collaborazione tra Comune e università. Dalla posizione di sigaretta, dal ciuffo di capelli, perché abbiamo parlato che c'è stata una colluttazione tra i due individui, no? Numeriche sulle ferite, sulle lesioni. La notte dei ricercatori credo sia un'opportunità importante per la nostra città, anche perché dalla ricerca e dalla formazione universitaria derivano molte anche delle attività di cui ci occupiamo noi di Toscana Life Sciences, che è la creazione di impresa innovativa. Di conseguenza non si può fare innovazione senza ricerca e senza alta formazione, e molte delle esperienze di oggi, comprese alcune delle imprese che parlano delle loro tecnologie, ci dimostrano proprio questo. Idee nate all'interno dell'università che poi hanno trovato la loro naturale collocazione all'interno di imprese. Thank you.
siamo dentro una grande festa, spesso ce ne sono di feste a Siena, ma questa è particolare perché è un incontro fra la città e la sua università. È un momento nel quale si spiega in modo divertente, in modo intrigante, cos'è l'università moderna. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro, che venire a studiare a Siena significa non solo incontrare una buona, una delle migliori università, ma significa anche venire in una città che accoglie volentieri gli studenti, consentendo a loro di sentirsi non solo persone che passano qui un periodo della loro vita per studiare e prendere una laurea, ma per vivere in una città meravigliosa che li accoglie volentieri e li fa entrare nella città in uno scambio che è da una parte ospitalità e dall'altra contaminazione con l'energia creativa dei ragazzi, delle migliaia di ragazzi che vengono a studiare qui.